Dai, su, con diritto di dire stupidaggini anche, non è che tanto siamo qua per capire insieme, non è che c'è una modalità unica. Per quale motivo secondo voi una concessione può aiutare alla costruzione, alla gestione di un sistema integrato? Vabbè, perché io posso fare una concessione da singola amministrazione a singolo concessionario su un singolo bene, ma posso fare una concessione che includa, appunto nel contratto di concessione, più beni. No? Vi è chiaro? Cioè io posso dire, se devo costruire un servizio di biglietteria unica per i siti del Paleolitico, o se devo costruire una omogeneità nelle strategie di marketing dei castelli del Salento, per farlo concretamente, come posso fare? Devo avere uno strumento, un contratto che mi permette di avere una gestione omogenea ed unitaria di tutti quei siti che metto nel contratto. E quindi se io facessi 20 concessioni per 20 castelli, potrebbe avere un senso per altre ragioni, ma in linea di massima mi aspetterò strategie di comunicazione diverse, addirittura concorrenza per andare su un giornale o finire su un messaggio radio e mille altri problemi che sono tutti quelli che la frammentazione ci richiama alla testa, no? Quindi la concessione può essere invece lo strumento con cui io risolvo il problema perché lo affronto alla radice e permetto una gestione unitaria. Ma all'interno di questa gestione posso ottenere un vantaggio in più. Secondo voi quale? Al di là di metterli insieme, magari avere un marchio unico che mi racconta l'itinerario X, quali altri vantaggi possiamo avere? Esatto, brava. E quindi che problema in più posso risolvere, secondo te? Ad esempio posso fare forniture insieme, ma in pratica, no? Se io ho dei musei che tirano e altri che non tirano, cosa mi permette di fare? Distribuire i flussi. Cioè è verosimile che io attraverso la concessione integrata riesco a fare quello su cui facciamo tanti convegni ma poche soluzioni, cioè quello di favorire l'integrazione tra istituti che sono più capaci di attrarre visitatori e quelli che lo sono meno. Fino a quando separo le concessioni, è ovvio che quello che è più bravo andrà più avanti, o comunque che sarà in concorrenza con quell'altro che è più piccolo, per cui oggettivamente c'è una soglia oltre la quale la domanda culturale, di consumo culturale non va, e quindi è inevitabile che se la assorba di più quello che parte ovviamente avvantaggiato in termini di posizionamento, storia e tutto. Ok? Quindi l'aspetto interessante, diciamo, credo per tutti, io non sono un giurista, quindi chiaramente lo vedo e lo uso come strumento per costruire dei progetti, quindi mi serve come strumento pratico, non come strumento su cui discettare in termini di filosofia del diritto, non me ne può fregare di meno sostanzialmente. Però è uno strumento utile perché è uno dei pochi che vi permette di ragionare proprio su questi fronti. Uno dei casi pratici che vi cito e che cito nel rapporto che ho scritto, che vi segnalavo, è proprio il caso della cittadella di Cagliari, che è una cittadella fortificata, tra virgolette, proprio chiamarla così, ma insomma, in cui convivono beni di soggetti diversi. Quindi è un caso ancora più sofisticato, se vogliamo semplificarla così, dell'esempio che vi dicevo prima, in cui io sono l'amministrazione proprietaria di castello, area archeologica, museo, centro espositivo e decido di fare una gara unica in cui inserisco nella concessione tutti questi beni. Quel caso lì è più interessante ancora da un punto di vista tecnico perché è una concessione unica in cui i concedenti sono soggetti diversi. Quindi è molto interessante, non perché sia una cosa tecnicamente innovativa, ma perché nel settore culturale lo è. Dove il settore culturale, dove tipicamente quello che è dello Stato è dello Stato, quello della Regione è un altro partito, quello del Comune è un'altra logica, quello della provincia non vuole saperne di quello che fa il Comune. Quindi chiaramente in un contesto di frammentazione
uno strumento che permette di risolvere la frammentazione in maniera più o meno semplice, evidentemente sia benvenuto, santo subito, diciamo così. Quindi il caso che vi citavo della Cittadella, di cui peraltro trovate online perché è uscita la gara poco tempo fa, una gara nelle modalità del Project Financing e Servizi che vediamo, è comunque interessante perché, e questo vorrei che fosse chiaro visto che ho insistito tanto sulla concessione, ci ricorda che la concessione può essere utile per integrare territorialmente, tematicamente ed economicamente servizi e luoghi diversi. Perché anche all'interno di uno stesso luogo io posso avere la necessità, ero al telefono prima proprio perché stiamo costruendo una concessione in un luogo che sta a Roma, in cui il servizio di bar e ristorazione più una parte di eventi non culturali tiene in vita tutta la parte culturale, che in sé non è sostenibile. Okay? Quindi per renderla sostenibile ti devi inventare un po' di cose, alcune ammesse evidentemente diciamo in maniera palese dalla normativa o dall'avviso, poi vediamo qualche esempio. Altre invece devi cercare di capire come prevederle, che è uno dei problemi tipici ed è il motivo lo anticiperei adesso, poi torniamo invece sugli altri, dicevo è il motivo per cui si è sperimentata e si sta sperimentando sempre di più una modalità diversa che si chiama project financing, che come vi dicevo però alla fine della fiera una procedura di project financing atterra all'interno di una concessione. La finanza di progetto, project financing, fondamentalmente è un'innovazione nella procedura, non tanto nel risultato. E per questo è importante il riferimento che vi dicevo prima ad alcune cose previste dall'amministrazione e altre non previste. Con questo voglio sottolineare un aspetto che è determinante a mio avviso. Buona parte dei risultati pessimi della gestione del patrimonio culturale italiano deriva dal fatto che chi scrive i capitolati non fa il mestiere di chi poi gestisce il patrimonio culturale. E quindi li scrive con un approccio, da una prospettiva oggettivamente diversa, che produce una serie di nefaste conseguenze. O le gare vanno deserte, deserte vuol dire che non partecipa nessuno, perché non è sostenibile o non è, diciamo, non è sostenibile e non è ad esempio in linea con le esigenze del mercato, con le capacità del mercato di offrire certi servizi. Oppure produce delle storture, per cui le condizioni non sono sostenibili e però durante l'esecuzione del servizio si comincia a lavorare su una serie di aggiustamenti in corso d'opera che a volte rendono peggiorativa per l'amministrazione il contratto, a volte per il privato. Non sono rari i casi di fallimento, i casi di problemi vario tipo che incontrano nei rapporti tra pubblico e privato, per cui anche qui, a voler essere, diciamo così, un po' più tristi, si potrebbe scorrere la lista dei ricorsi al TAR e scoprire che moltissime delle questioni evidentemente attengono proprio a, diciamo, un vizio originale, cioè quello del capitolato, del disciplinare, ma del capitolato di quello stiamo parlando, con cui sono fatte le gare nel patrimonio culturale, nella gestione del patrimonio culturale. Okay? E quindi immaginatevi questi due scenari, perché sono esattamente quello che differenzia la concessione pura dal project financing, che vi dicevo è comunque poi una concessione. Nella formula tradizionale, che peraltro è quella che esiste ancora per la legge Ronchey, trasformata nell'articolo 117 del Codice dei Beni Culturali di cui abbiamo parlato. Nella formula tradizionale, Roberto, che fa da pubblica amministrazione stazione appaltante, definisce per filo e per segno tutto quello che dovrà fare Tiziana come concessionario una volta che prenderà in mano il servizio di didattica, di ristorazione, di guardaroba e di e-commerce del mio museo. Vorrà dire che Roberto scrive nel capitolato tutto quello che al minimo Tiziana deve fare,
ci deve essere un 60% di editoria scientifica nel bookshop, i prezzi delle bevande devono essere in linea con una certa cosa, il menù deve essere popolare, il servizio di guardaroba deve prevedere la chiavetta che si stacca, quindi i capitolati sono fatti così. Qual è il punto? Che se chi l'ha scritti è bravo e quindi conosce le regole del mercato, ma conosce anche le innovazioni tecnologiche, per cui magari quello vuole ancora la chiavetta col lucchetto e invece il guardaroba si può fare con il digitale, no? Però se chi scrive quel bando non ha contezza del mercato, metteteci dentro tutto quello che immaginate, il risultato è che la concessione che scaturirà sarà povera, o a basso contenuto tecnologico, o magari non perfettamente in linea con il mercato, per cui magari se lo chiedevi a un operatore nel bookshop ti metteva l'editoria scientifica, che molto spesso è l'editoria dei libri dei soprintendenti o dei funzionari, purtroppo, no? Che per carità, meno male che ci stanno perché almeno loro possono fare ricerca e fanno ricerca su certe cose, però a volte purtroppo alcuni bookshop hanno solo quello e poco altro. Ed invece un operatore attento avrebbe insistito in alcuni musei sull'editoria per i ragazzi, in altri probabilmente un'editoria in lingua straniera perché sa che c'è un pubblico di quel tipo, insomma tutte esigenze che chi scrive il bando non ha molta dimestichezza a affrontare. Ok? Non è quindi raro il caso in cui i bandi vadano male e molto spesso mi fa ridere quando leggo che il privato se ne è approfittato o la pubblica amministrazione se ne è approfittata. Perché veramente nella maggior parte dei casi i bandi sono fatti male e quindi producono una serie di presunte compensazioni poi nel corso dell'attività e quegli aggiustamenti si pagano a caro prezzo, perché evidentemente sono aggiustamenti che nascono nella logica di emergenza e quindi hanno tutti purtroppo i problemi di queste logiche. Per questa ragione, vi dicevo, arriviamo alla fattispecie numero due. La fattispecie numero due, quella del project financing, in particolare, e lo vediamo con calma, il project financing nei servizi, quindi non è un project financing per costruire qualche cosa, è un project financing per gestire qualche cosa, per gestire qualche servizio. E vi dicevo, è interessante, non tanto per gli aspetti tecnici di cui vi dico, ma secondo me è molto, non solo secondo me, insomma, è molto interessante. Perché permette di superare proprio il problema di cui vi ho detto diffusamente, e cioè l'iniziativa di pensare al servizio e di configurarlo nella maniera ottimale sta in capo al soggetto privato. Non deve farlo più il funzionario che magari per sua sfortuna non è mai andato in un museo, quando scriverà quali sono i requisiti, lo farà magari sulla base di quello che ha visto nel paesino o di quello che ha visto su internet, chissà interpretato come. Per questa ragione, poi magari ci sono casi opposti, invece c'è un funzionario che ha una conoscenza esaustiva della materia e in quel caso ovviamente è quasi molto più opportuno che sia una concessione tradizionale, no? Però, per passare quindi alla seconda fattispecie, l'idea di fondo è che ci possa essere un'iniziativa privata a favore di un servizio pubblico. E quindi l'iniziativa privata significa che il privato possa fare un progetto. Ora, diciamo nei libri sul project financing, l'idea del project financing nasce addirittura con un'ambizione ancora maggiore, cioè quella di superare l'inerzia della pubblica amministrazione, secondo cui quindi il privato che propone un progetto, secondo caratteristiche che poi vediamo, mette in moto un processo amministrativo, per cui in linea teorica, se c'è un casolare abbandonato e l'amministrazione non si è preoccupata di inserire in programmazione dei provvedimenti e di quindi assumere delle iniziative a favore di quel casolare, il privato facendo un progetto potrebbe, dovrebbe, insomma, suscitare un processo attivare un processo amministrativo ineluttabile, per cui la pubblica amministrazione verrebbe sollevata da quell'inerzia in cui si trova, diciamo così, per sue caratteristiche fisiologico-patologiche. Io ci credo molto poco a tutta questa, diciamo, visione idilliaca del project financing. Mi pare però molto più utile l'ipotesi in cui l'amministrazione ha chiaro e vuole intervenire a favore di un bene,
riconosce di non avere la conoscenza necessaria per poter articolare un capitolato esaustivo e dichiara al mercato che è disposta ad accogliere un progetto da parte degli operatori del mercato. Questa mi sembra la fattispecie più verosimile, utile e sicuramente non facile per le ragioni che adesso vi dico. L'importante quindi è che per voi sia chiara la distinzione tra una concessione ordinaria e una concessione attraverso l'istituto del Project Financing e Servizi. Ok? Vabbè, vediamolo un attimo tutto e poi torniamo alle altre formule. Io cerco di guardare l'orario. Ok, allora, nell'ambito del Project Financing e Servizi, se me lo metto qua così ogni volta. Nell'ambito del Project Financing e Servizi, quindi, è importante capire, come vi dicevo, l'unica vera novità rispetto alla concessione, cioè la procedura. Perché si distingue? L'abbiamo in parte già detto. Perché c'è un'iniziativa privata? Adesso proviamo a fare un passo in avanti. In verità, il Project Financing, come vi segnalavo già prima, nasce, e non è recente, in Italia ormai nasce 20 anni fa, più di 20 anni fa. E nasce soprattutto per attuazione delle opere pubbliche, perché il problema, come vi ho detto già, era soprattutto finanziario su quello. Per questa ragione la disciplina del project la trovate soprattutto nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici, dove c'è un'ampia letteratura, casistica, manualistica, trovate veramente di tutto. Dopodiché si è capito che in verità questa ipotesi, per le ragioni che ci siamo un po' dette, già un po' da stamattina, poteva sembrare verosimile e utile anche nell'ambito dei servizi, cioè laddove non serve costruire, ma serve gestire. E quindi è proprio con il DPR 207 del 2010 che si introduce la possibilità di ricorrere all'istituto del project financing anche nei servizi. Quindi immaginate che la disciplina sui servizi arriva praticamente 16 anni dopo quella sui lavori e quindi è ancora per molti versi, diciamo, giovane e quindi qualche criticità la comporta perché non abbiamo tutta la storia, no? La letteratura che ci ha già messo in guardia da tutta una serie di problemi. Però, diciamo, io vi do gli elementi essenziali sperando di darvi anche qualche elemento, diciamo così, un po' concreto su questo punto. Allora, diciamo, l'articolo di cui parlo è il 278,1,2 di questo DPR 207 del 2010. Ed è molto importante perché ci racconta come si svolge la procedura, diciamo così. Io vi sintetizzo le due fattispecie principali, nonostante anche qui su quali siano le procedure esiste addirittura, esistono interpretazioni discordanti, come tutto quello che è un po' nel diritto, fondamentalmente. Allora, noi abbiamo sostanzialmente due possibili procedure. La prima, se vogliamo, è quella che si ispira a quella che dicevo prima essere l'ambizione più alta, cioè quella di sollevare o stimolare l'amministrazione perché l'amministrazione che non abbia inserito nella propria programmazione un intervento su un servizio o un bene, nel caso dei lavori, no? Ora, dicevo, è molto ambiziosa sia per questioni, diciamo, di impostazione del nostro ordinamento, ma anche per questioni molto pratiche e vi do un elemento di concretezza proprio assoluta. Se io decido che, siccome sono bravo, voglio fare una proposta rispetto ad un bene che si trova nel mio comune, io sono di Taormina in Sicilia, e decido che esiste un palazzo per il quale il comune non ha previsto nulla e decido io di assumermi gli oneri di ristrutturarlo, di fare dei lavori e poi di gestirlo. Ho, come in tutta Italia, un vantaggio significativo, che vado sul sito del comune di Taormina e cerco, se lo trovo, se il sito internet non è in tilt, come sempre succede, ma riesco a trovare un documento che si chiama Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Io lì dentro trovo nome e cognome di tutti gli interventi che il mio comune vuole fare, ok? E quindi dico, guarda, non c'è il museo X, decido che lo faccio io, ok? Nell'ambito del Project Financing e Servizi diventa molto più complicato.
capire dove andare a leggere se la mia amministrazione sta prevedendo dei servizi o no, perché non è così facile come invece è per i lavori, che chiaramente gli investimenti in opere pubbliche sono significativi e stanno quindi cristallizzati lì per una serie proprio di vincoli che hanno gli enti locali. Se devo farlo sui servizi è molto complicato, ma lo è anche all'interno dello Stato. Se voi diciamo andate in una direzione regionale, spero sappiate un po' come funziona il Ministero dei Beni Culturali, ha delle direzioni generali al centro, ha delle direzioni regionali come quella che c'è anche qui in Puglia e ha le soprintendenze. Adesso con la riforma cambia un po' qualcosina, ma non tanto. Le direzioni regionali si trasformano in segretariati generali e le soprintendenze vengono accorpate. Però se voi andate nella direzione regionale che si chiamerà segretariato regionale e dite scusate ma io voglio vedere la vostra lista dei servizi previsti da qui ai prossimi 3 anni o 2 anni, e la risposta sarà mi scusi ma che vuole, cioè nel senso ma qual è, perché non esiste un documento in cui io ho programmato i servizi come invece esiste per le opere, ok? Per tutta una serie di ragioni, non che la programmazione non si faccia, per carità, però non è così facilmente identificabile con uno strumento, con un documento o con una prassi autonoma rispetto alle altre cose che si svolgono nella vita ordinaria dell'amministrazione. Capite che non è un aspetto banale. Per cui questa prima ipotesi di uso del project financing nei servizi per sopperire ad una carenza dell'amministrazione è, mi verrebbe a dire, molto scolastica come ipotesi, poco praticabile nella verità. Che io sappia, non è mai stata utilizzata in Italia una cosa del genere nel nostro settore, per cui uno propone un'iniziativa sui servizi che segue l'iter previsto dalla disciplina del project financing dei servizi. Però non ci scoraggiamo, magari arriverà. Entriamo invece sulla fattispecie più concreta, che è anche la più interessante secondo me. La fattispecie più concreta è quella per cui, me la anticipavo prima, l'amministrazione ha idea di quali sono i servizi che intende attivare e anche delle finalità che quei servizi devono perseguire, ma non ha un'idea della loro configurazione operativa. Quindi sa che per valorizzare il museo X ha bisogno di fare della didattica o delle attività educative, però non si sente capace di articolare quanti laboratori, come, con che tipo di supporti informatici, con che scadenze, con che orari d'apertura, con che prezzi e tutto quello che serve a costruire un servizio. Ok? Capite che avere uno strumento amministrativo, perché in Italia se non c'è quello non si può fare nulla, non è che arrivi e ti inventi una cosa e dici no, ma il risultato era ottimo, quindi no. Ci deve essere una procedura amministrativa sottostante. Quindi se c'è questa sensibilità dell'amministrazione e questa circostanza che vi descrivevo un po' per sommi capi, l'amministrazione si avvale della seconda fattispecie del project financing e dice io ho interesse a fare un servizio in quel luogo, sono disponibile ad accogliere proposte del mercato per configurare quei servizi e ovviamente per la loro gestione. Se andate su internet e cercate project financing nei servizi della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, e credo l'ultimo bando uscito in termini di project financing nei servizi, e capite come è fatto. Ok? È quello su cui sto lavorando io, peraltro, in questi giorni, si chiude lunedì prossimo. Allora, perché è interessante? Alcune cose le abbiamo già dette. È interessante perché, e guardando l'avviso ve ne rendereste conto, perché l'amministrazione può decidere di veramente lasciare tanti elementi decisionali in mano al privato, non perché ovviamente la prima proposta che arriva dal privato è quella buona, adesso vi racconto com'è la procedura, perché ci entriamo un attimo nel vivo, ma perché l'amministrazione, come vedrete, può limitarsi a scrivere 3 pagine di avviso in cui dice questi sono i criteri, questi sono per me gli obiettivi irrinunciabili della missione culturale che questa amministrazione si pone, i vincoli d'uso degli spazi sono quelli previsti dalla legge e quelli che io magari posso anche aggiungere, per cui nella sala conferenze non voglio spettacoli di burlesque, ok? Dopodiché lascio ampia libertà.
ha una, questa cosa che pare banale, ha una conseguenza pratica per cui il funzionario che una volta doveva scrivere magari 40 pagine di capitolato inventandosi come si fa la didattica dentro l'area archeologica, oggi può scrivere: voglio fare la didattica rivolta in particolare ai residenti del quartiere, magari con particolare attenzione alle fasce svantaggiate. Saranno i privati a dire come si organizza quella roba là, in maniera che sia sostenibile da sé o nell'insieme della concessione che si sta costruendo. Ok? Ora, come si svolge quindi la procedura? Allora, rimaniamo in questa seconda fattispecie, perché la prima è veramente inimmaginabile, ve lo dico proprio in tutta onestà, non credo da qui ai prossimi 10 anni ne verrà mai fuori una. La seconda invece è verosimile, anzi accade, diciamo, ce ne sono poche, sono state fatte in tutto, credo, 3 project financing e servizi sulla cultura in Italia. Della prima io ero commissario di valutazione, la seconda si sta concludendo adesso e la terza è quella che vi ho menzionato, dove io però non sarò in commissione perché sto supportando un concorrente. Allora, funziona così. Funziona che la pubblica amministrazione, diciamo così, dichiara la intenzione di procedere con una concessione alla fine della fiera su servizi in alcuni luoghi. Sui termini di questa dichiarazione mi piacerebbe dirvi che esiste uno standard e invece non lo è. Perché anche qui sembrerebbe per il nostro DPR 207, che è il regolamento attuativo del codice, sembrerebbe sufficiente che l'amministrazione, diciamo così, dichiari in programmazione di voler andare in quella direzione. Ma siccome, come vi ho detto prima, non esiste un documento di programmazione dei servizi, chiaro, quando ci siamo trovati agli esordi di questa procedura a doverla configurare, io mi sono consultato con l'unità tecnica di finanza di progetto, che è un organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si occupa di interloquire con la Comunità Europea sui temi del partenariato pubblico-privato. La linea che abbiamo condiviso era questa, che in un regime un po' incerto e delicato sul documento che si userebbe o si dovrebbe usare per programmare i servizi, siccome non è cristallizzato dalla prassi né previsto dalla norma, la cosa migliore sembrerebbe, per evitare che uno inserisca voglio fare i servizi didattici nel museo in un documento che nessuno legge e quindi non rendendo di fatto efficace la comunicazione per il mercato, abbiamo detto, facciamo in modo che sia un vero e proprio avviso, che abbia quindi quel minimo di formalità e pubblicità che serve a rendere noto al mercato un interesse, senza troppi, insomma, chiacchiere. Questo confronto e conforto ci ha portato quindi a propendere verso la soluzione di un avviso snello, da pubblicare anche solo sul sito internet dell'ente. E quindi per questo lo trovate facilmente sul sito del Ministero dei Beni Culturali, nella parte avvisi, che rimanda al sito credo della Biblioteca Nazionale, nell'ultimo degli esempi che vi facevo. E quindi capite che per evitare fraintendimenti abbiamo deciso di procedere con un avviso che dica: l'amministrazione nell'anno I decide di fare questa roba qua, decide che i servizi sono questi e decide quali sono gli elementi che possono essere proposti dal privato concorrente, tra cui ad esempio la durata della concessione, cioè potremmo in astratto trovarci, ma anche nella pratica, nella condizione in cui il privato dice: io ti propongo 7 anni per le seguenti ragioni. Questo avviso quindi apre le danze. L'avviso dovrebbe stare fuori, si dice nel gergo, dovrebbe essere esposto per un tempo ragionevole che permetta una buona diffusione, no? E quindi, diciamo verosimilmente, meno di un mese è un po' difficile che stia fuori. Esistono un po' i vari modi di interpretare i tempi. I furbetti usano anche vari espedienti per accorciare i tempi, ma adesso su queste, come dire, degenerazioni patologiche non entriamo. Quindi, pubblicato l'avviso, ovviamente si deve scatenare il mercato. Come lo fa il mercato? Lo fa, salto un po' e poi ritorniamo secondo l'ordine delle slide, lo fa
secondo una formalità, cioè nel senso che non si può immaginare che chiunque legga l'avviso mandi un documento fatto come gli viene prima. Ok? Per questa ragione, pur non essendoci una declinazione nel caso dei beni culturali, però abbiamo delle linee guida che riguardano evidentemente lo studio di fattibilità, cioè quel documento che serve ad appurare che l'idea è interessante e coerente con le finalità che l'avviso riporta, ma soprattutto sostenibile, perché il motivo per cui l'amministrazione cerca qualcun altro è per rendere sostenibile ovviamente un progetto. Okay? E per questa ragione quindi è importante che voi, insomma, per gli appassionati del genere, insomma, approfondiate come è fatto lo studio di fattibilità. Una delle prime slide riportavo la fonte esatta della deliberazione, credo la numero 1 del 2009, dell'autorità di vigilanza, che trovate su internet, cliccandoci, praticamente prevede, dopo tutta la chiacchiera, prevede anche lo schema di studio di fattibilità, con l'indice vero e proprio dello studio di fattibilità. Cosa c'è dentro? Ora, troverete che quell'indice non è che funzioni proprio perfettamente nel caso di una concessione di servizi al pubblico nei luoghi di cultura. Però non abbiamo di meglio e quindi diciamo dobbiamo provare un po' a tirare da una parte e dall'altra quel documento lì. Okay. Ci sono poi altre fonti, vi ho citato diciamo, un libro che racconta un percorso che si può integrare con lo studio di fattibilità, ce ne sono diversi. Su questo ho scritto anch'io varie cose, in particolare sulla parte economico-finanziaria, ma insomma ce ne sono vari di modelli e si possono utilizzare per arricchire lo studio di fattibilità. Rimaniamo nella procedura, quindi. Perché abbiamo detto, avviso, parte la competizione fra i concorrenti, si chiamano così in questa prima fase, che si chiude con la consegna, è tutto previsto dall'articolo 278, dello studio di fattibilità di un piano economico-finanziario asseverato, e adesso vi dico, e di una bozza di convenzione, cioè bozza di concessione sarebbe. Okay? Cioè il privato dice, ti propongo questa modalità operativa, ti dico che risultati economici avrà, e anche per te, e in ultimo ti faccio già lo schema di contratto che ci legherà. Capite che per un funzionario che si ritrovava fino a prima doversi fare tutto da solo, avere anche una bozza su cui si interverrà, per carità di Dio, mille modifiche, però intanto è un aiuto, che è una cosa pratica, magari insomma io vi do elementi di vita vissuta perché so che poi queste cose a volte cambiano la sorte dei fatti. Allora, il privato quindi deve elaborare questi tre documenti e vi dicevo in particolare per il piano economico-finanziario bisognerà farlo asseverare, cioè far fare una verifica che tipicamente si fa in banca o in società di revisione iscritte in un particolare albo del Ministero dello Sviluppo Economico, i quali soggetti asseveratori devono verificare la correttezza delle procedure di elaborazione, di calcolo. Non è un controllo sulla adeguatezza dei parametri di stima, perché quello della banca non ne sa nulla, che il 21% delle persone che transitano è un buon tasso di redemption o un buon parametro di stima per calcolare la domanda del vostro museo. Non lo sa, non è il suo mestiere. Quello vi dice se avete fatto bene i calcoli per arrivare dai ricavi fino ai flussi di cassa, fino a calcolare il valore attuale netto dell'investimento, se c'è un investimento da fare. Okay. Terzo documento invece è il contratto, che quindi è una bozza di concessione che di fatto poi legherà il concedente con il concessionario, al concessionario. Okay. Queste sono. E questo cosa succede? Che tutti i concorrenti entro la scadenza pattuita devono consegnare la busta in cui sono contenuti questi documenti. L'amministrazione procede ad una verifica, ovviamente, prima di tutto della correttezza formale della documentazione amministrativa, se sono richieste dei fatturati minimi farà la verifica con i bilanci che chiede di allegare tutto questo. Dopodiché la commissione valuterà le proposte, cioè entrerà nel merito delle proposte tecniche ed economiche formulate dai concorrenti.
L'esito di questa valutazione, che segue dei criteri che sono già previsti dall'articolo 278, a cui possono aggiungersi dei criteri specifici previsti dall'avviso, che è un altro dei motivi per cui io consiglio sempre di fare un avviso, perché ti permette di dire sì, la faccio sulla base della 278, però ti segnalo che devi, se la 278 non è che ha obiettivi di finalità culturale, quindi è importante che uno se lo sistemi, diciamo a modino, come dicono in Toscana. Quindi l'aspetto importante è che la commissione si riunisce per valutare il merito tecnico delle proposte e ovviamente l'adeguatezza della sostenibilità economico-finanziaria. Quando si conclude questa fase, viene individuato un soggetto tra i concorrenti, si spera, potrebbe anche non essere individuato nessuno, ma insomma, di solito viene individuato un soggetto che verrà denominato promotore. Questo perché si esaurisce con la prima fase, cioè nella prima fase si esaurisce con l'individuazione del progetto che viene ritenuto di utilità pubblica e coerente con le finalità per cui ovviamente l'avviso è stato redatto. Questa è una sottolineatura fondamentale. L'esito della prima fase è quello di individuare il progetto migliore, non il soggetto che lo realizzerà. È chiara la distinzione? Cioè, si individua un soggetto che è quello che ha portato il progetto migliore, che verrà denominato promotore, ma non è detto che sarà lui poi ad eseguirlo. Che problema nasce, secondo voi, in questa la titolarità del progetto e poi, conseguente o connesso a questo, i costi che quello lì ha sostenuto per poi farlo il progetto. In alcuni casi non si parla di proprio noccioline. Per questa ragione è fondamentale capire il ruolo che il promotore, o meglio i diritti che il promotore ha tra prima e seconda fase. Perché io vi ho detto della prima fase, che si conclude con questo progetto che il promotore, mettiamo Tiziana, ha portato ed è stato valutato meglio degli altri, migliore degli altri, dalla commissione di valutazione. L'amministrazione può chiedere a Tiziana di apportare delle modifiche, che Tiziana, se accoglie, a quel punto viene nominata, designata come promotore, se non accoglie vuol dire che non può essere designata come promotore. Succede questo, che la seconda fase si apre sul progetto ovviamente del promotore. Quindi la seconda fase sarà una fase di evidenza pubblica, seppure, diciamo così, ad invito. Potrebbe essere anche, diciamo, evidenza pubblica sul mercato totale, quindi non c'è necessità di restringere la concorrenza, c'è la facoltà di farlo però, per semplificare la procedura amministrativa se c'è necessità. Quindi quello che dicevo è, il progetto di Tiziana viene reso noto perché viene posto a base d'asta di una competizione, mettiamo, fra noi cinque. Una competizione a cui Tiziana partecipa. L'esito di questa seconda competizione, che si gioca sul progetto tecnico a cui possiamo apportare delle migliorie e su una proposta economica magari migliore o più concorrenziale a favore dell'amministrazione, sarà l'individuazione di un vincitore della seconda fase. Ora, se il vincitore della seconda fase si conferma essere Tiziana, tutto a posto, aveva fatto il progetto, è risultato promotore, ha vinto la seconda fase, gestirà i servizi, tutto regolare. Può darsi il caso però che nella seconda fase sia uscito fuori un progetto migliore tecnicamente ed economicamente. In questa fattispecie siamo di fronte a due conseguenze possibili. Tiziana, in quanto promotore, ha un diritto di prelazione, cioè un diritto di adeguare la propria proposta a quella risultata vincitrice nella seconda fase. Roberto, che aveva vinto la seconda fase, purtroppo perde perché Tiziana dice: io, alle condizioni in cui Roberto vuole operare, riesco a lavorare. Quindi posso fare anch'io una proposta di royalties al 13% e posso aggiungere anch'io la realtà aumentata nella sala X. Ok?
E questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi è che Tiziana dica: no, io alle condizioni in cui che Roberto ha proposto non ci voglio venire perché non me ne può fregare nemmeno della realtà aumentata, mi costa troppo, io le royalties al 13% non te le posso dare. In quel caso Roberto corrisponde a Tiziana i costi della progettazione entro i limiti del 2,5% dell'investimento previsto e comunque, sì, entro i limiti del 2,5% dell'investimento previsto. Quindi Tiziana verrebbe remunerata quantomeno del progetto che ha fatto. È chiaro? In questo modo si evita l'effetto che, come tutti abbiamo capito, si genererebbe se non ci fosse questa clausola, perché nessuno sarebbe incoraggiato a fare un progetto, magari mettendoci soldi, tempo, pazienza e risorse, se non avesse un minimo di rientro atteso, che se non è la gestione del servizio, quantomeno è una parte di rimborso delle spese sostenute. In che senso? No, non è forfettario, è un rimborso fatto sulla base del 2,5% dell'investimento fatto ed è una notizia che Tiziana ha fin dall'inizio, le regole sono chiare per tutti fin dall'inizio, quindi Tiziana e i suoi partner sono ben consapevoli fin dall'inizio che possono perdere. È una regola chiara a tutti e nota prima ancora di cominciare la procedura. No, secondo me tu dici, è corretto introdurlo qua, ma è una cosa diversa. Cioè, c'è un problema fondamentale che riguarda le metodologie di progettazione. No, perché ci sono forme di progettazione, diciamo così, più standard, più tradizionali, rispetto alle quali è anche facile, no, immaginare questo trasferimento di conoscenza da qualcuno a qualcun altro, ci sono situazioni in cui quel progetto è l'esito di un lavoro, pensate ai progetti, no, capitali europee della cultura, i dossier, che hanno visto un lavoro, in alcuni casi, penso a Ravenna, un lavoro di partecipazione che penso non si vedrà per i prossimi 100 anni in Italia. E cose pazzesche, diciamo così. E quindi, tu dici, ma quella parte lì chi me la rimborsa? Diciamo, è verissimo, non c'è una risposta, nel senso che quello che è l'unico elemento di certezza su cui si può centrare una remunerazione, in termini di una procedura di questo tipo qua, è il costo effettivo diciamo così, del lavoro entro i limiti appunto previsti dall'articolo. Tema però diverso è la questione di quanto una progettazione partecipata sia, diciamo così, premiata all'interno invece o addirittura dei requisiti di costruzione del progetto o comunque come elemento di valutazione poi del progetto. In questo l'amministrazione ha un grande ruolo, cioè l'amministrazione ha un grande ruolo perché può prevedere, mi verrebbe difficile immaginare come requisito, però di sicuro può considerare, può includere come elemento di valutazione, anche pesante, la capacità del soggetto proponente di aver costruito una progettazione condivisa. Sono sincero, lo dico in Puglia dove ho lavorato e dove so che questo tema è molto delicato, molto presente, molto pressante. La fatica fondamentale che spesso porta alla rinuncia da parte dei funzionari di prevedere cose di questo tipo qua è che purtroppo ancora le metodologie partecipate, nonostante sforzi di codificazione metodologica, sono a mio avviso ancora molto da lavorare. E questo rischia di rendere un po' opaca, diciamo così, anche la valutazione, diciamo, della capacità partecipativa di un progetto, no? Perché se lo consideriamo un attributo, l'essere partecipato,
possiamo immaginarla come numero di persone che hanno partecipato, ma è un indicatore che fa ridere, no? Fa ridere in termini qualitativi, quello di cui stiamo parlando. Se vogliamo immaginarlo come risultato, quindi la capacità di un progetto di aver accolto una pluralità di istanze, no? Diverse, non so cosa ne pensi tu, diciamo, io mi sono ritrovato. Diciamo, io sono un progettista, quindi più o meno metodologie di progettazione, un po' le mastico oltre a insegnarle nelle università, nei master. E mi sono ritrovato una volta di fronte a uno di questi invasati della partecipazione che ci ha fatto fare per 8, l'ha fatto non a me, ma a questo gruppo di brave persone, insomma, che si fidano, come spesso accade, insomma, di un po' anche di questi metodi simpatici. E 8 ore. 8 ore di raccolta di parole chiave, emozioni, sintonie, muri che si riempivano di qualunque cosa, per arrivare, ve lo giuro, per arrivare dopo 8 ore ad una struttura, ad un documento che era pari pari quella uguale di uno studio di fattibilità. Quindi io faccio molta fatica, sinceramente, a parte che mi sale proprio l'ulcera, mi deforma, penso pure i pensieri, però. Io credo che la partecipazione, che è una cosa seria, abbia bisogno di strumenti che valorizzino i partecipanti, no? Cioè nel senso che siano metodologie scientifiche, peraltro le scienze sociali non è che nascono ieri, no? Cioè scienze sociali, dalla psicologia cognitiva, la psicologia di comunità, che su questo ha fatto delle cose serissime da tempo, penso alla legge regionale dell'Emilia-Romagna su come costruire i fabbisogni comuni delle comunità, io ci ho lavorato in quel contesto ed è una cosa molto seria in cui non è che uno si alza e scrive minchia, scusate, scrive, la prima cosa gli passa per la testa. Ci sono metodi in cui gli psicologi di comunità sanno scartare le stupidaggini e sanno selezionare le cose buone, no? Quindi se c'è un metodo, c'è una scienza per quanto sociale e quindi sempre difficile da acchiappare in metodi quantitativi, ma se c'è un metodo, c'è serietà professionale, io mi aspetto che quello che esce fuori è molto di più di quello che mi potevo fare in 10 minuti da solo, in 10 minuti io, con le gambe sotto al tavolo. Quindi io, siccome vedo grande entusiasmo a volte attorno a questa roba qua, per un risultato di una tristezza veramente unica, a volte, io almeno ne ho visti. Ho visto una quindicina di esperimenti, proprio visti materialmente, perché sono arrivato anch'io con le migliori intenzioni, cioè di apprendere nuove cose. Sinceramente, diciamo, io ho fatto un dottorato di metodologie, diciamo, e mi fa ridere quello che vedo mediamente, cioè, mi fa veramente ridere. E mi fa ancora più ridere che chi lo fa come se stesse veramente enunciando al mondo l'arrivo di un nuovo metodo. E questa cosa qua mi fa tanto sorridere perché non c'è serietà professionale, c'è una grande invece sensibilità e attesa da parte di chi partecipa in buona fede a questi processi e il risultato è di una tristezza deprimente. Ora, questo quindi, quando io faccio il consulente per i funzionari pubblici, io li metto in guardia, evidentemente, da cose di questo tipo qua. Quindi o c'è la capacità di saper non soltanto fare cose partecipate, ma di saper strutturare un percorso serio che abbia metodologie riconoscibili, quindi replicabili, che abbiano superato un vaglio metodologico, che abbiano risposto a quelle domande che in termini metodologici bisogna fare sempre, anche quando io faccio un normale Excel di un piano economico-finanziario, mi domando se è valido quello che sto facendo, se è scientificamente corretto, se è falsificabile, tutte le cose che si imparano quando si fanno queste cose qui. Quindi mi aspetto che un'amministrazione che preveda criteri e punteggi di vantaggio per la partecipazione li sappia misurare. E non è facile, non è facile per niente. Ed è una complessità in cui si imbatte un funzionario che si mettesse a fare una cosa di questo tipo senza averne contezza. Dall'altra, mi aspetto serietà nel mercato. Operatori, profit e non profit, devono dimostrare che quello è un metodo veramente, cioè che non è un modo, è un metodo. Che è una cosa diversa da un modo in cui ho fatto le cose, no? E quindi in questo senso, secondo me, che è la vera sfida della prossima programmazione 14-20, peraltro. Cioè tutti i temi di public engagement, di audience development, che probabilmente avete sentito, cioè l'idea di sviluppare il pubblico, cioè di sviluppare quantitativamente il pubblico, ma di sviluppare il pubblico intesa di capacità di creare adesione emotiva, intellettuale, tra pubblico e museo, tra pubblico e bene culturale, tra pubblico e produzione culturale in genere, è la vera sfida. Quindi questi temi, che poi su cui abbiamo giocato un po' a parole negli ultimi anni, devono e possono diventare delle cose concrete.
Ok, cose su cui peraltro molti musei del mondo lavorano, nel senso che i processi cognitivi che stanno alla base dell'apprendimento o dell'esperienza estetica all'interno di un museo sono studiati dalla fatica museale, con la permanenza media, cioè sono metodi veri che sono stati collaudati e sono sempre migliorabili nella museologia, ad esempio nella museografica, insomma, museotecnica anche in alcuni casi internazionale, e che quindi possono avvalersi di strumenti reali. No, diamoci del tu, vi prego. Mi sa che non l'ho capita molto la domanda. Cioè, tu dici il fatto della pubblica amministrazione che si impegna a sostenere un costo per i soggetti che partecipano alle attività? Guarda, diciamo, anche lì va fatta una selezione abbastanza rigorosa, nel senso che, diciamo, io sono dell'idea, ma non solo io, ma ormai tanti, e lo scriviamo da un sacco di tempo in vario modo, in varie proposte di legge, di tutto, abbiamo provato a scrivere, che il consumo culturale, cioè una partecipazione attiva a qualcosa che è una proposta culturale, vada premiato. E può essere premiato in vari modi, da un punto di vista sia fiscale, che però è un tema importante per l'art bonus, che vi segnalo. Può essere premiato attraverso una serie di voucher, cioè tempo addietro, addirittura, mi pare nel 2007, proponemmo ad una regione di lavorare non sull'offerta culturale, cioè finanziare chi produce cultura, ma finanziare chi la cultura la consuma. Perché sarà poi l'orientamento dei consumatori a premiare quelli bravi e a scartare quelli scarsi. Se, immaginiamo, facciamo una semplificazione, se io finanzio tutti quelli che vogliono andare a teatro, cioè proprio li finanzio sulla base di quanto vanno a teatro, io indirettamente sto andando a selezionare i teatri, perché i teatri che vivranno e sopravviveranno sono quelli che vivono del pubblico che io ho finanziato. È un modo che va ovviamente dosato con molta prudenza per un meccanismo selettivo che può essere anche molto distorsivo del mercato, evidentemente, perché se no vanno tutti a vedere il musical, abbiamo finito, no? Sì, se tu... Certo. Nì, nel senso che quelle misure servono soprattutto a creare nuovo pubblico, e cioè non si rivolgono tanto a chi già lo frequenta, in effetti rispetto ai quali l'effetto è meno percepito, sono d'accordo con te, pienamente d'accordo con te. Però quelle misure servono soprattutto ad ampliare il pubblico, cioè a portare dentro gente che tipicamente non ci va, che è il grosso problema dell'Italia. In Italia 1 su 10 va ai musei. Sì, ma al di là di questo, però il problema fondamentale qui è che, diciamo, in Italia la cultura è considerata un evento eccezionale e ornamentale. Per ribaltarlo in una concezione ordinaria e, come dire, quotidiana, bisogna lavorare tantissimo, capito? E quindi se uno strumento come un voucher che finanzia la domanda può essere d'aiuto in questo, io sono convintissimo dell'idea, nonostante ormai siamo passati 7 anni, di quella proposta, che va strutturata perché è un costo e soprattutto un rischio, ti ripeto, un rischio selettivo, perché il pubblico, per questo non sono d'accordissimo con chi fa marketing della cultura, non c'è soltanto un tema di promuovere di più quello che tu già hai, il marketing della cultura in verità è una co-costruzione di senso, cioè nel senso che è inevitabile che il messaggio culturale di cui parli va costruito tra qualcuno che ha un patrimonio e fa la prosa e qualcuno che quel patrimonio non è che ne fruisce come se fosse un canale TV, ne fruisce attivamente, che lo rielabora col passaparola, no, ne trasforma anche il senso da un certo punto di vista. E quindi tutti i processi, diciamo, anche di legittimazione sociale, per chi è appassionato come me di sociologia e le organizzazioni, hanno un loro senso, no? Però il punto fondamentale è che oggi siamo in una situazione talmente critica in termini di rapporto tra offerta e domanda, per cui è più facile costruirlo un museo che trovare gente che ci va, cioè trovare gente che lo vuole costruire è più facile di trovare gente che ci va, che è un grosso problema e che va affrontato. Quindi il tema del pubblico è un tema assolutamente fondamentale in Italia. Per
Perché per le ragioni che ci siamo detti, la cultura non è consumata ad oggi e non è neanche un problema di prezzo. C'è un lavoro interessante fatto dal mio partner, dal mio socio, insomma, con l'Università di Tor Vergata, sulle determinanti del consumo, o meglio, l'elasticità della domanda al prezzo nell'ambito culturale, quindi quanto varia la richiesta di cultura al variare del prezzo di biglietto d'ingresso nell'ambito dei siti del Ministero. Non c'è tutta questa particolare sensibilità, non c'è. Sia perché le fasce di gratuità sono già ampie, sia perché fondamentalmente, almeno ad oggi, c'è una certa anelasticità, nel senso che non c'è una correlazione diretta tra un prezzo leggermente più alto, tipo il 5 euro rispetto ai 3 euro, che poi questo, di questo stiamo parlando, rispetto alla volontà di andare. Cioè se la volontà c'è, non è quello che effettivamente crea, diciamo, l'ostacolo alla percezione. Quindi non è fino in fondo un problema di prezzi, semmai un problema di orari, ma questo è un altro tema fondamentale, diciamo, su cui bisognerà mettere le mani, ma non è facile perché, vabbè, non, neanche affrontiamo il tema. Quindi, lavorare sulla domanda è sicuramente un tema e quindi sulla partecipazione del pubblico alla vita culturale per me rimane la sfida fondamentale di tutti. Tutti veramente, e più si fa in qualunque modo, anche sbagliando, ma è meglio che si faccia, anziché rimanere in questa situazione. Rimango molto perplesso delle altre forme di partecipazione, che non mi sono chiare. Il partecipare per progettare è uno degli ambiti su cui c'è grandissima ambiguità, e come vi ho già detto ampiamente, non ci ritorno. Il partecipare per programmare, che è una cosa assimilabile a progettare, ma a un livello più ampio. La vedo molto, molto, molto complicata, molto lontana ancora da una cosa seria. Il partecipare per valutare, no? L'ipotesi che i cittadini valutino l'operato della pubblica amministrazione, che su quella valutazione si fondi la programmazione dell'attività successiva. Sì, ci sono delle esperienze interessanti, a livello sistematico, organico, no, secondo me ancora no. Ci sono esperienze interessanti fatte sui servizi pubblici, penso a Brescia, che ha fatto delle cose veramente interessanti con i cittadini. Però non sono avvolte dalla retorica della partecipazione quelle cose lì. Le cose buone che ho visto io sono esperienze fatte da gente cioè, che ne capisce di diritto amministrativo, capisce come orientare, ne capisce di psicologia di comunità, cioè sono discipline che hanno una loro robustezza scientifica. E su quella si sperimentano, se vuoi, moduli innovativi, no? L'idea che esista una scienza della partecipazione, che è molto figa come cosa, no? Da dirsi, sinceramente mi fa ridere, no? Se poi è una derivata della comunicazione, mi fa veramente proprio vomitare da questo punto di vista. Non perché non riconosca le valenze della comunicazione, la comunicazione sociale e tutta la scienza che ci sta dietro, no? Però, sinceramente, qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè qui stiamo parlando di bisogni, istanze sociali e culturali che una comunità può esprimere attraverso il patrimonio culturale e richiedono competenze tecniche, non richiedono competenze ornamentali. E quindi, secondo me, questo è il salto vero che bisogna fare nei prossimi anni. Per cui abbiamo capito che c'è un ambito che raccoglie tanto entusiasmo e questa è già una cosa positiva, la partecipazione. L'abbiamo capito. Detto ciò, una cosa è fare partecipazione che l'hanno fatta alla RUR, che sono passati da una zona, diciamo, di depressione industriale a un'area visitata da 120 milioni di visitatori che vanno in un posto in cui non ci andresti veramente manco ammazzato se non fosse che c'è un progetto vero, a un'altra cosa che è partecipare per cambiare, no, i dettagli, la copertina di un progetto. Cioè, questo è il punto. La partecipazione è capace di incidere sulla realtà? Questa è la domanda che si devono fare e ci dobbiamo fare tutti. Se si vuole prendere una responsabilità così alta, e io sono dell'idea che deve farlo, per tutte le ragioni che ci siamo detti, ha bisogno di darsi la mossa. Tutta la disciplina delle partecipazioni, diciamo, variamente intesa. Se ha questa capacità e questa volontà, vuol dire che dovrà produrre delle cose che sono sostenibili, che si auto. E diciamo così, che si autodifendono, che per difendere non c'è bisogno di farci un convegno di retorica attorno. È uno strumento, è un metodo che parla da solo, come tutti i metodi che funzionano. Devono essere facili da capire, facili da sperimentare, facili da mettere in discussione, facili da innovare.
Se no sono sempre parole evanescenti, tutte molto belle, partecipazione, ci vediamo, ci rivediamo, poi la rifacciamo un'altra volta, poi il documento passa a quello, poi passa a quella, tutta una perdita di tempo che nel 90% dei casi si risolve che se ci mettevamo in due a fare una cosa di buon senso l'avevamo già fatta, non so se è chiaro. Quindi io se vedo un grande sforzo di partecipazione devo avere un grande risultato, questo è un po' in sintesi. Siamo arrivati alle 2. Domani mattina rivediamo rapidamente le forme di PPP che ci mancano e entriamo nel vivo della concessione per fare proprio i calcoli insieme.